Non mi fissare, se no non ce la faccio. Vediamo dietro le quinte. No, non mi fissare. Non mi fissare. Ciao ragazzi, sono appena atterrato a Bruxelles e questo è il mio primo vlog. Non ho mai fatto un vlog e non so sinceramente cosa dire. E adesso stiamo andando verso l'albergo e non so cosa faremo oggi. Siamo invitati da un eurodeputato e dovremo andare a cena con lui. E come si chiama questo eurodeputato? Che non mi ricordo il nome. Bettini del PD. Alfredo Bettini. Niente di politica, mentre la politica non frega la cippa. Però cibo gratis, viaggio gratis, hotel gratis, quindi va tutto benissimo. E ci vediamo quando starò da un'altra parte. Sono finalmente arrivato, sono andato a posare i bagagli in albergo e purtroppo abbiamo scoperto che non siamo stati gli unici invitati, ma ci stanno anche degli studenti del liceo che stanno partecipando a qualcosa che riguarda il teatro, quindi sembra di stare in gita scolastica, ci sono professori e compagnia bella ed è molto strano, soprattutto perché ho odiato tantissimo il liceo e sembra troppo una gita scolastica e mi dà davvero fastidio, però non penso sia un problema. Ho mangiato dei waffle troppo buoni, tipo che domani me ne comprerò 3-4 e me li porto a casa, devo assolutamente strafogarmi di questa roba troppo buona. Ho trovato smoothie, ho trovato anche all'aeroporto, ho trovato un negozio che vendeva cioccolata a prezzi ridicoli, quindi mi riempirò lo zaino di cioccolata e morirò ciccione, ma morirò felice. E adesso stiamo andando a pranzo da questo eurodeputato, spero non faccia tutto schifo, ma intanto mi sono comprato un panino perché così avrò un piano B nel caso non sia di mio gusto, perché sono molto schizzinoso. Però sinceramente non ho ancora capito cosa dovremmo fare con questo eurodeputato, perché ci ha invitato. Noi siamo in rappresentanza del Gay Center ovviamente, ma non ho ben capito cosa dovremmo fare. Sembra più una vacanza barra campo scuola, gita per chi non è di Roma, però si vedrà. Magari farò qualche video all'interno del Parlamento se riuscirò, non so se è permesso o meno, poi mi vergogno molto con questo selfie stick, quindi vedremo come andrà a finire. Siamo appena tornati dal pranzo con l'eurodeputato, è stato abbastanza deludente, nonostante lui abbia spiegato molto bene alcune delle meccaniche che ci stanno all'interno del Parlamento, quello che fa, quello che non fa, come fa l'Europa e compagnia bella. Ora entreremo all'interno del Parlamento europeo, spero che facciamo in fretta perché sta piovendo e ci sarà molto casino successivamente perché nessuno ha gli ombrelli. E qui dietro potete vedere il Parlamento. Dopo, se riesco, vi faccio vedere il suo interno. Spero sia abbastanza carino, mi hanno detto che è molto bello. Poi non so se dovremo soltanto stare ad ascoltare o fare qualcosa di interattivo, però magari facciamo qualcosa di carino. Siamo entrati all'interno del Parlamento, non si poteva fare video alla sicurezza, però penso che qui possa fare tranquillamente video. Guardate che figata qua dietro, è una mega foto di tutti i deputati seduti al Parlamento. Penso ci siano posti vuoti perché non si presenta quasi nessuno quando dobbiamo fare queste cose. E adesso dovremo fare una pseudo visita, penso. Non so sinceramente cosa andremo a fare. Qui ci sono tante bandiere, tanti ragazzini, i bambini di cui siamo ragazzini, delle superiori di cui stiamo parlando adesso, però sarà abbastanza normale, spero. C'è una cosa strana qui dietro e non so che cosa sia. Sembra un alce, però non lo è. Sono al Parlamento, stanno votando per non so che cosa, però è una figata assurda. Hanno votato qualcosa e erano tutti favorevoli. Non lo so, non capisco nulla di politica, però sembra figo. Ho giusto postato una cosa su Mouse Warriors e una ragazza mi ha detto che sta qui a Bruxelles e lavora. Vorrei beccarla perché sarebbe una cosa carina. In caso non ti veda, ciao. Sto in questa stanza fighissima, ci stanno cose fighissime sul tetto. Volevo soltanto mostrarvelo, tipo la rappresentazione dell'Unione Europea
sul tetto in pratica, più con le luci, a terra ci stanno varie cose, bisogna utilizzare dei robottini da comandare per scoprire varie cose su varie parti del mondo ed è molto carino questo museo, anche se adesso non abbiamo molto tempo per starci, abbiamo una mezz'oretta, quindi non abbiamo avuto la possibilità di sentire tutto, guardare tutto, ed è proprio una botta e fuga, però ve lo consiglio. Welcome to Strasbourg. Work in the European Parliament is the epitome of the European Union's motto, united in diversity. Here it is not only different political and other interests that find their way into discussion, but also different cultures and languages. So how exactly does the European Parliament work? Let's take a look behind the scenes. Ha finito di fare la roba al Parlamento, potete rivederlo qui dietro di me. Abbiamo incontrato il vicepresidente dell'intergruppo LGBT del Parlamento e ci ha un po' spiegato come funziona il Parlamento, come funziona il suo intergruppo e di che valore ha all'interno del Parlamento e delle cose che stanno tentando di fare e delle cose che non sono riusciti a fare a causa di alcuni stati all'interno dell'Unione Europea. Direi che è stata un'esperienza piacevole, anche perché queste cose non le conosco per niente, non mi sono mai informato di politica e di qualsiasi altra cosa legata alla politica, infatti mi considero apolitico. Sinistra, però non sapendone nulla mi considero apolitico direttamente senza dover andare a specificare quello che non so, quindi se non conosco qualcosa non ne parlo. Ora non so dove andremo, sinceramente, forse a mangiare e forse in qualche locale LGBT, però domani potrò fare quel che cavolo mi pare e spero vivamente di andare da Starbucks perché non sono mai stato da Starbucks. Sto andando a cenare, anche se ho mangiato altri waffle e sono pienissimo, e gli altri vogliono andare ad un ristorante gay, almeno lo chiamano così. E da prima stanno parlando di un ristorante dove uomini ballano nudi sopra i tavoli dove tu mangi, e la cosa è così squallida che mi viene da sbrattare soltanto a pensarci. E spero che non stiamo andando lì, perché altrimenti vomito davvero. E niente, volevo soltanto condividere con voi questa cosa che mi sta sconvolgendo e che non voglio che accada. Intanto guardate un po' in giro. È carina Bruxelles. Vi aggiorno dopo e spero che non siamo andati davvero in quel posto. Altrimenti scappo via e niente, scappo via. Mi sono svegliato da poco, adesso stiamo andando alla Plus, Grand Plus, perché dobbiamo andare assolutamente da Starbucks e tenterò di comprarmi questa benedetta tazza se la trovo. Siamo da Starbucks, lei è diventata Roberto, io sono Rachel. Pensavamo tutte e due fosse caldo. Fosse calda, infatti si gela e abbiamo questa cosa però, gelata, però è buona. Però è buona. E quindi niente. Però io ho preso questa, che è molto buona. Vedremo dopo se facciamo qualche salto. A dopo. Alla fine abbiamo deciso di non andare da Primark, però ho comprato un sacco di cioccolata e anche una borsa della Vans, tipo questa che sto indossando adesso, perché è una paperella a forma pirata. Di pirata per il ragazzo di Marco. E mo andiamo a mangiare ci vediamo dopo se trovo qualcosa di figo allo Starbucks dell'aeroporto, sempre se mi fanno andare. Abbiamo quasi perso l'aereo, è stata una corsa assurda, mo hanno detto pure che imbarcheranno le valigie, per fortuna io ho lo zaino e mi hanno fatto pure il test antidroga allo zaino perché secondo loro le mie chiavi di casa si drogano. E spero di tornare in Italia perché devo dormire. Però, boh, vediamo. Vi aggiornerò quando e se mai atterrerò a casa. Sono appena atterrato, il volo è andato bene, a parte qualche turbolenza. E volevo ringraziarvi per essere rimasti fino a qui a guardare i miei due giorni a Bruxelles, neanche due interi, però
è stato divertente, interessante. Magari più in là, se riuscirò a fare un video su come funziona effettivamente per l'Unione Europea per quanto riguarda i diritti LGBT. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!